girerò le edicole della mia città per trovare le migliori bustine Pokémon rimaste lì. Avrò solo un'ora di tempo per girare quante più edicole possibili per non perdere la scommessa col mio videomaker. Se non trovo almeno 3 bustine dell'era Spade Scudo, perderò questo TB di 151. Prima edicola della giornata, la coccinella della Coop Perla Verde. Vediamo le bustine migliori che sono rimaste in questa edicola. Buongiorno, buongiorno a tutti. Andiamo a vedere le bustine che troviamo già qui subito con il classico Pokémon Go che ultimamente si trova letteralmente ovunque. Destino di Paldea, la maschera, oh boh, questa bellina per il Greninja, ma ragazzi io queste bustine ancora non ne ho aperta una e penso che non lo farò. Poi abbiamo qualcosa della Jadis. Andiamo qui su appunto la maschera. Ecco, queste iniziano ad essere interessanti e rimane l'ultima. Quindi questa qui molto probabilmente verrà a casa con noi se non troviamo qualcosa di più interessante. Ricordo che in ballo c'è un ETB di 151 per trovare 3 bustine di Spada Scudo. Riuscirò a vincerlo? Io spero di non perderlo perché il videomaker qui già sta a fianco a Evoluzione Paldea, che è quella che per ora ci interessa di più. Abbiamo il Paradosso, ma di questo c'ho già tutte le carte che mi interessavano. Lo Scarlatto idem e l'Ossidiana idem. Poi il resto ci sono un po' di roba tra mazzi tematici, quella roba che io ancora non ho capito che cos'è, e è tutto qui. Ma penso che in questa edicola andremo proprio su questa bustina, quindi chiediamo subito. Questa edicola dietro in alto ha anche delle collezioni, però in questo momento, dico la verità, di quelle non ci interessa praticamente nulla, quindi andiamo su... Dove sei? Eccola, lei. Yes, a te. Vamos, non è Spade Scudo, ma non è male. Grazie mille, buona giornata. Ma ce la giochiamo così, che se trovo il Magikarp AR me lo dai lo stesso, le TB di 151? No, eh? Quindi solo le 3 bustine di Spade Scudo. Così non è valido però, me la rendi troppo difficile la cosa. Andiamo a vedere. Aspetta un attimo, non ho le mani. Il codicino come al sempre ve lo regaliamo, come sempre ve lo regaliamo. Il tricchettino è a 1 e andiamo a vedere. Abbiamo un'energia fuoco, un rookie di molto bello, un Pikachu che va, Pikachu. Vediamo un po' se almeno c'è una R o comunque qualcosa. Ci basta qualcosa. Ragazzi, la R c'è. Non è male, non è male. Volevamo il Magikarp, ma non fa schifo. E comunque non vuota. Un bellissimo Wooper di Paldea. Comunque ragazzi, il tempo corre e dobbiamo visitare ancora tantissime edicole. Seconda edicola della giornata, edicola Baiocchi, qui a Reggione Paese. Andiamo a controllare se ha qualche bustina molto interessante. Buongiorno. Salve, buongiorno. Avete le bustine Pokémon? Sì. Che abbiamo qui? Ti ringrazio, do un'occhiata al volo, eh. Grazie mille. Allora, andiamo a vedere cosa abbiamo qui. Abbiamo tutto Jadis. Controlliamo, poi rimettiamo l'elastichino. Abbiamo la maschera. Ok, penso che sia un po' tutto. Sì, questo è tutto maschera. Speriamo in qualcosa di Spade Scudo, ricordo, perché devo battere il videomaker e prendermi quel ETB 151 che voglio sealed in collezione. O anche se Spade Scudo non riusciamo a trovarlo, almeno in Evoluzione Paldea, che è quello che mi interessa di più, di Scarlatto e Violetto in questo momento. Andiamo di qua, vediamo che abbiamo qualcosa di Paradosso Temporale. Controlliamo bene se è tutto Paradosso. Qui c'è un Ossidiana singolo. Andiamo. A questo punto mi sa che mi prendo una maschera, così, giusto per aprirlo. Ossidiana e Paradosso. Ok, e allora ci prendiamo una maschera. Vediamo un po'. Videomaker, me lo scelga lei, che è molto fortunato, gentilmente. Quale? Questo? Sì. Questo qua. Andata. Prendiamo questo. Ecco a te. Ti ringrazio e prendo la bustina. Grazie mille. Grazie, ciao. Ciao, buona giornata. Beh, comunque, la bustina l'abbiamo presa. Allora, vediamo un po'. Innanzitutto, vediamo se mi ricordo come si fa. Non è vero. Non mi scorderò mai come si aprono le bustine Pokémon. Vamos, allora, primo pacchetto del crepuscolo mascherato. Così, prima andiamo a vedere il contenuto con delicatezza, con calma, con le macchine di sottofondo perché le marmitte ci piacciono. Vediamo un po'. Vuota. Niente, prima bustina ci è andata male, ma il cuoricino a voi va sempre bene.
Quindi ci vediamo nella prossima edicola. Terza edicola, qui a Viale Ceccarini Monte, andiamo a vedere che cosa ci nasconde. Buongiorno. Posso vedere le carte Pokémon? Ah, ok, no, non la disturbavo, se sapevo che erano lì. Grazie mille. Andiamo a vedere. Abbiamo Paradosso, Paradosso, okay. Ossidiana, Paradosso, Paradosso e Ossidiana. Ci sono anche altri, signora? La ringrazio. Anche qui abbiamo Ossidiana, Paradosso, Paradosso, Paradosso. E andiamo a prenderci l'unica di Ossidiana infuocata. L'hai trovata? Benissimo. Sì, sì, sì. Prendiamo questa qui. Grazie mille. Ciao, ragazzi. Arrivederci. Andiamo. Andiamo a vedere se troviamo questo Charizard Alternative. Comunque, ragazzi, per ora tre edicole e neanche una bustina di spada e scudo. Male male, eh? Però andiamo ad aprirci questa di Ossidiana. Bene, andiamo a vedere il suo contenuto, cosa dite? Magari questo Charizard esce. Non sarebbe male un Charizard così. Ancora non l'ho sbustato, ce l'ho ma non l'ho sbustato. Andiamo a vedere. Aspetta. Come prima, ce lo gustiamo così, senza trick, senza inganno. E andiamo a vedere il contenuto e poi, come al solito, vi regalo il codicino e what? Quindi per ora soltanto la prima bustina, però il codicino ve lo regalo lo stesso. Siamo buoni noi dei Toroig, quindi devi lasciare like e commentare e dire grazie per il codicino. Meno di 20 minuti alla fine della sfida e siamo all'ottava edicola. 4 le abbiamo girate ma non abbiamo trovato assolutamente nulla, quindi siamo venuti sul sicuro alle edicole di Riccione. Buongiorno. Ciao. Avete qualcosa di carte Pokémon? Anche pacchetti singoli, tipo quelli della Jedis, così. Questi qua? Yes. Che te li faccio vedere. Vamos, allora controllo, Vediamo un po'. Allora, qui vedo già Paradosso avanti. Togliamo l'elastichino. Paradosso, Paradosso. Ecco, queste già sono interessanti. Buona, quante evoluzioni a Paldea ci sono? Beh, allora, per ora zero spade scudo, però almeno c'è evoluzione a Paldea, che è quello che cerco di più di Scarlatto e Violetto. Poi andiamo a vedere il secondo mazzetto che abbiamo qua dentro, tutto Paradosso, e invece no, tantissimo evoluzione a Paldea, tanta roba anche qua. Per ora lo mettiamo via, nel caso dopo prendiamo qualcosina di evoluzione a Paldea. Controlliamo la seconda box che ci ha fornito il ragazzo, ma qui vedo qualcosa che non mi piace, cioè il crepuscolo mascherato. Ok, sì, qui infatti abbiamo tutto il mazzetto di Crepuscolo. Questa sarà sicuramente la nuova distribuzione che gli è arrivata questa settimana di Pokémon Jedis. E abbiamo l'ultimo mazzetto qui. Vediamo un pochino se è sempre Crepuscolo mascherato o magari riserva qualche pacchetto di spade scudo tra Tempesta Argentata, Origine Perduta, Evoluzione Tere. Sì, così sarebbe fantastico. E tutto la maschera Crepuscolo mascherato, scusatemi. Adesso appena il ragazzo si libera chiediamo se ha anche qualcos'altro. Bene, quindi ti volevo chiedere, hai quelle bustine tipo Jedis a 3 o qualcosa di interessante con spade scudo? Allora, le ho avute, ma sono quasi alla fine, me ne sono rimaste le ultime due. Perfetto, prese. Le faccio vedere. Se sono quelle che dicevamo, prese. Sono quelle che sono arrivate adesso, che erano già uscite, le ha rifatte. Top, con Origine Perduta, sì, esatto, e quelle due di Scarlatto e Violetto. Alla grandissima. So che mi dovrebbero tornare, quindi vediamo, speriamo, dai. Benissimo, poi intanto... ti lascio anche la scatola? No, guarda, ti ringrazio, mi bastano. Perfetto. Queste. Gentilissimo, allora andiamo al pagamento. Yes! Dammi che il cellulare che ti pago. Pago poi dopo. Ok. Va bene, grazie mille. Grazie ragazzi e buona giornata. Grazie anche te, buona giornata, buon lavoro. Grazie. Grazie. Quota 2 per la sfida, il videomaker inizia a tremare. Adesso ci serve la terza per sbloccare le TB di 151, tutto mio sarà. Però ragazzi, Origine Perduta, non riesco a non aprirla. Voglio quel gratina Alternative Art, quindi apriremo soltanto Origine Perduta. Prima bustina di Origine Perduta, questo codicino è speciale, quindi devi lasciare like e commentare con gratina di Alternative Art. Niente trick e andiamo a vedere se c'è qualcosa. Qualcosina. Oh! Qualcosina, effettivamente la lucente, non male, rimane un altro pacchetto di Origine Perduta e gli altri ci faremo gli shorts, ma ricordate, un pacchetto spade scudo per vincere la sfida. E seconda bustina di Origine Perduta, ma voglio sapere adesso chi è che vi fa vedere queste bustine e vi regala questi codicini. Senza trick andiamo a vedere se c'è quel gratina che si fa attendere e ancora non l'abbiamo trovato. Raga, basta, io ci rinuncio. Primo negozio bonus, cioè nona edicola.
vediamo se qui riesco a trovare l'ultima bustina dell'era spada e scudo. Andiamo subito al carrello per vedere che cosa c'è e se troviamo soprattutto l'ultima bustina dell'era spada e scudo per quel fantastico ETB di 151. È quasi mio. Abbiamo scarlatto e violetto, scarlatto e violetto. Destino di Paldea comunque 6,90 non è male. Questo quasi quasi è una bustina, me la faccio passare lo sfizio. 6 euro ossidiana, paradosso, paradosso, destino ossidiana e penso che abbiamo finito e andiamo nella seconda riga dove abbiamo paradosso, paradosso, scarlatto violetto, evoluzione Paldea, il crepuscolo mascherato, questo non finisce mai, ci perseguita, cronoforze, evoluzione Paldea, ossidiana e siamo sempre comunque nell'era scarlatto violetto, però una bustina di destino a Paldea, ce lo facciamo passare lo spizio. Allora l'espansione è questa, la bustina scegli pure tu. Sì, un secondo, ce lo spicci. Ti ringrazio. Ciao, buona giornata. Buon lavoro. Sì, lo so, non è dell'era spada e scudo, ma è comunque destino di Paldea e ci manca quel Charizard. E anche il Mew non ci fa schifo. E con sfondo i Pokémon, appunto, con l'arco, il mostro e scambio, il gioca. Andiamo ad aprire questa bustina, il codicino. Vediamo il suo contenuto, vediamo che qualcosa sbrilluccica esattamente come dovrebbe sbrilluccicare. Facci sognare. Vamos, va bene, almeno la EX non è un'alternative, ma è qualcosa. Secondo negozio bonus, cioè decima edicola. In un'ora, raga, non ne posso più, ho corso a manetta. Vediamo se troviamo l'ultima bustina spada e scudo. Qui il materiale è davvero tanto, quindi videomaker, per favore, velocizza il tutto, grazie. Così facciamo vedere. Qui abbiamo tutto, evoluzione Paldea, che comunque ce n'è tanto e a me che interessa non è male. Peccato per il prezzo delle bustine, ma vabbè, lo possiamo accettare. Poi abbiamo ancora qui sempre scarlatto e violetto e ricordo che stiamo cercando spada e scudo, quindi lascia like se ti piace più spada e scudo rispetto a scarlatto e violetto e commenta spada e scudo. Ragazzi, le bustine singole le abbiamo guardate tutte e non c'è una di spada e scudo, però vi segnaliamo questo che è un ottimo prezzo per un blister di 3 di evoluzioni, ma ho trovato il prodotto che mi farà vincere la sfida, quindi caro videomaker, l'ETP è mio. Guardate qui l'ultima bustina, anche storta, che mi mancava di spada e scudo per vincere la sfida, quindi andiamo in cassa. Le ultime bustine le vedrete nei prossimi shorts, io intanto mi prendo il premio e scappo, lascia like e commenta,